presso la libreria UBIC è stato presentato il libro Tsipras Chi? Si tratta di un'inchiesta sul candidato alla presidenza della Commissione europea, Alexis Tsipras, e sulla sua proposta di trasformazione radicale dell'Europa, fondata sul rilancio del lavoro, sul rafforzamento dei diritti, sulla solidarietà tra i paesi e i popoli europei. Ne ha parlato uno degli autori, Giacomo Russo Spena, e sono intervenuti anche i candidati al Parlamento europeo per la circoscrizione Sud, Eleonora Forenza e Claudio Riccio. Oggi siamo qui per presentare e discutere del libro Tsipras Chi? Tsipras è il candidato alla presidenza della Commissione europea indicato dal Partito della Sinistra Europea e portato avanti qui in Italia dalla lista L'altra Europa con Tsipras. Facciamo riferimento alla Grecia perché la Grecia e il partito di Siriza si sono opposti alle politiche di austerità e noi siamo una lista coerentemente contro le politiche di austerità, alternativa a quei partiti come i socialisti e i popolari che le politiche di austerità le hanno volute, così come le hanno volute il Partito Democratico e il centrodestra qui in Italia. Noi vogliamo contrastare i trattati che regolano le politiche di austerità, vogliamo un piano europeo per l'occupazione, il reddito minimo garantito in tutta Europa, perché la vera cosa che va cambiata è un'Europa che relega una generazione a un destino di precarietà e disoccupazione. Per questo noi vogliamo cambiare radicalmente questa Europa senza nessuna scorciatoia nazionalista, ma costruendo un'altra Europa a partire da tante forze politiche che fanno riferimento al Partito della Sinistra Europea e che nelle loro nazioni si presentano alle elezioni appunto con lo stesso programma che abbiamo qui in Italia. Questo libro cerca di ricostruire la storia di Siriza, che è il partito di sinistra che in Grecia è passato in brevissimo tempo da prendere il 3-4% al essere il primo partito. Il leader di questo partito è Alexis Tsipras, attualmente è candidato a presidente della commissione di Bruxelles. Il Der Spiegel, la rivista tedesca, l'ha descritto come il nemico numero uno d'Europa, la Merkel lo definisce un piantagrane. Per Tsipras, se parliamo dell'Europa dei banchieri, della finanza, dell'Europa che crea ingiustizia sociale, lui sì, è nemico di questa Europa e rilancia un altro tipo di Europa, l'Europa dei popoli, l'Europa solidale, un'Europa della crescita, un'Europa che parla di New Deal europeo, di condivisione di un debito che è considerato illegittimo. C'è il suo voto. E perché è possibile questo scollamento tra quello che avviene in termini di scelte